Mentre gatta Tofì magna e scappa via, Tofì, sei diventata cicciotta. Prima eri solo pelo. Se ne va. Allora, ti mostro la situazione attuale della stanza dei peccati. Ho lavato le pareti e il disordine c'è sempre, anche perché non è finito il lavoro. Però ti mostro le pareti lavate. Lavate, questo è cemento, quindi è il colore del cemento e non viene via più di così. Allora, non so se dare una botta di bianco a questa. Ho paura a lavarla perché non vorrei che mi venisse giù. Boh, chissà da quanto tempo che è lì questo rosone. Forse gli do una botta di bianco, ma non lo so. Comunque, ho lavato tutto a mano. Ho lavato tutte le pareti. Ok. E quindi diciamo che questo lavoro è stato fatto, tutto lavato, in qualche punto con la candeggina, però semplicemente sapete cosa è stato molto utile? La microfibra, fantastica. Allora, sono a questo punto. Dunque, dovrebbero arrivare in settimana un paio di mobiletti che ho preso dal sito IKEA, di quelli cartonati, quelli più economici del mondo. Per sistemare le cose che sono su questa parete, perché io non, se no non saprei dove andarle a mettere, dovranno stare qui perché, cioè, non è che abbia molte stanze alla fine, no? Rimarrà sicuramente il freezer, ve l'ho già detto, e eccetera, eccetera, mentre la zona lavoro mia è qui e sta prendendo forma. Per i dettagli ti farò vedere più avanti. Intanto vedi, ho appeso il Dremel, il flessibile, sul quale c'è molto da dire. Ho riscontrato qualche problema, non di funzionamento, poi ti spiegherò. Adesso fammi fare un po' più di pratica perché insomma è pochi giorni che lo uso, quindi è troppo poco per poterne parlare. Qui ho messo un paio di scaffali che avevo in giro, ma è un assetto non costante, non definitivo, perché ancora devo aggiungere delle cose e dovrò mettere un comò grande, mi serve un comò grande, insomma varie cosettine. Qui questa è la mia postazione per saldare. Per saldare o per la morsa, non ho ancora deciso. È tutto in divenire. Ti segnalo questo mobiletto che ho preso all'IKEA e che è una figata pazzesca perché ha dei ripiani, è molto bello, cioè a me piace. E è un carrello da cucina sul quale io ho già provato a saldare qualcosa e mi trovo molto bene, anche perché ha queste griglie, vedi, per metterci i martelli, per esempio, ma non solo. Comunque c'è ancora roba da sistemare, però io ho ripreso a lavorare finalmente. Ah, glory, glory, alleluia. Sto facendo un po' di prove con l'Art Clay Silver e niente, quindi per adesso siamo a questo punto. Allora, prossimo step, l'arrivo dei due mobiletti cartonati e del comò che mi aiuteranno a liberare un po' di cose. E poi sto aspettando il filo. Sto aspettando il filo da Wires Co. UK e poi per un po' basta, cioè poi basta. Poi basta, ci saranno. Questo deve sparire. Mi stavo chiedendo se buttarlo, no, veramente, se buttarlo dalla finestra, ma fa un botto pazzesco, perché pesa l'ira di Dio. Questo è uno scaffaletto. Come faccio a buttarlo giù? O portarlo giù. Adesso mi devo studiare qualcosa perché non è smontabile. Questo è lo stato dell'arte e vi rimando ai miei prossimi video e vi saluto con una visione della Brianza dalla finestra e del cavalletto, quindi apprezza l'artisticità di questa magnifica veduta. Ciao, a presto.